Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del convento dei frati minori cappuccini, in un luogo dove da qui Padre Pio da un lato scendeva verso la sacrestia, quindi per il suo impegno, ministero quotidiano, sacrestia, chiesa, e dall'altra invece in altri luoghi del convento. Oggi vogliamo raccontarvi proprio tra questi corridoi quello che accadeva con i piccoli seminaristi. Sapete, questo era un luogo di formazione all'arrivo di Padre Pio, soprattutto per i piccoli frati, i piccoli fratini, ovvero il collegio serafico. Come vedevano i fratini questo giovane frate appena arrivato qui in convento? E raccontano che procedeva, specie andando all'altare per la celebrazione e poi tornando, spesso accasciato e a volte quasi disfatto. Il passo di Padre Pio era dolente, era trascinato. I giovanetti che erano stati a lui affidati notarono subito questo uomo di preghiera. Durante l'anno prima delle stimmate, quindi siamo nel 1917, i piccoli fratini furono e vissero con lui in un vero contubernium di vita. Ebbero un tempo utile, disteso, perché lui conoscesse loro e loro nei limiti di fanciullezza lui. Padre Pio chiedeva aiuti spirituali, ma personalmente lui prega sempre notte e giorno, va su un virgolettato un'affermazione di un piccolo fratino. Un discepolo infatti degli anni 16, 1918, anche se ragazzo di 12 anni, restò impressionato dal suo continuo pregare, del suo padre spirituale, del suo poco mangiare. Pregava sempre, notte e giorno. La sua prima cattedra per noi era il coro, dove lui passava lunghe ore della giornata in ginocchio, quale fedele adoratore di Gesù sacramentato. In mezzo a noi egli pregava e rispondeva, poi tenendo sempre nella mano destra la corona del rosario, che era sempre nascosta nella pettorina. Al refettorio, dopo aver preso in fretta e svogliatamente pochissimi bocconi, seguitava a pregare. Non ricordo mai, racconta proprio uno di questi piccoli fratini, che il nostro padre spirituale abbia fatto qualche eccezione al suo scarso vitto, neppure a Natale e a Pasqua. Per tutti era festa, ma per Padre Pio era sempre digiuno e preghiera. Soleva dirci: vorrei che il giorno fosse di 48 ore. Infatti non lasciava il coro se non a mezzanotte, quando veniva a letto in camerata. Lo sentivamo sempre in veglia. La sua giornata era un continuo colloquio con Dio.